basta alle promesse vane e occupiamo l'azienda. Noi adesso restiamo qua, siamo qua dentro, abbiamo la base del nostro piccolo ufficio dove viene controllato l'ingresso. Da ieri sera tutti gli operai della fonderia Anselmi hanno deciso di occupare la fabbrica. I gruppi si danno il cambio 24 ore su 24 all'interno dello stabilimento di Campo San Piero. La situazione è precipitata dopo che la proprietà ha fatto intendere che darà la cassa integrazione straordinaria a patto che i dipendenti rinuncino agli stipendi degli ultimi tre mesi. Per i sindacalisti di FIOM, CGL, FIM, CISL si tratta di un ricatto inaudito sulla pelle dei lavoratori. Chiederemo anche al prefetto di Padova un riscontro attraverso i giudici, al concordato liquidatore che secondo noi si è comportato malissimo. Per fare il punto della situazione sulla cassa integrazione. Questo pomeriggio c'è stata un'assemblea con tutti i 120 operai che rischiano il posto di lavoro. L'occupazione andrà avanti ad oltranza finché non ci sarà una risposta dalla proprietà e in attesa della decisione di domani del tribunale che dovrebbe sancire o meno il fallimento. Gli acquirenti ci sono, noi sul giro di una settimana, in linea di massima, siamo pronti per ripartire con la fonderia. Domenica intanto è prevista una messa all'interno della fonderia e domani, sempre nell'Alta Padovana, si preparano a fare i picchetti anche i lavoratori dell'Ariello di Piombino Dese.